vincerla è bellissimo, è una sensazione bellissima, perché mi sono confrontato contro dei grandissimi tiratori che a livello sia olimpionico hanno vinto medaglie alle Olimpiadi, qualcuno ha gareggiato più volte alle Olimpiadi. Io mi sentivo uno sconosciuto confronto loro, quindi vincerla è stata l'emozione più grossa che potrei avere. Le differenze non ci sono, i campioni c'erano sia là che qua, quindi due gare veramente difficili. Si può dire che per vincere una gara ci vuole anche fortuna. Oggi era veramente difficile, perché far 5 serie di 30 piattelli dalla mattina fino al pomeriggio ci vuole una condizione fisica veramente buona. Quindi poi il caldo, poi nel tardo pomeriggio ha cominciato il vento e era veramente dura, però ce l'abbiamo tenuta fino in fondo. Non pensavo nella medaglia, perché per me la gara non era finita, io volevo battere il mio avversario e nient'altro. Dopo, se veniva medaglia, bene, se no andava bene così come andava. Non me ne sono accorto, perché io pensavo solo a me e ai piattelli, non guardavo né quanti piattelli avevo avanti, niente. Praticamente pensavo a rompere i miei. E innanzitutto l'obiettivo è venire al mondiale del prossimo anno, alle qualificazioni per le Olimpiadi, quindi la mia prospettiva è venire e rivincere di nuovo.